Meravigliosa creatura, la tua lampada di sale perde acqua e non sai il perché, o non sai come risolvere il problema? Stai guardando il video giusto. Partiamo infatti dalla motivazione. Ti devi sapere che questo tipo di lampada perde acqua soltanto se collocato in un ambiente che supera l'80% di umidità. Infatti è probabile che alla base trovi delle gocce d'acqua, oppure nel peggiore delle ipotesi, e come è successo nel mio caso, ti puoi ritrovare con una vera e propria pozzanghera sul mobile. Tant'è che ti devi figurare che a me mi ha bagnato e rovinato la TV e sono arrivata anche al punto di doverla sostituire e cambiare. Detto questo, voglio fare una precisazione. Le lampade di sale non si sciolgono, ma essendo fatte di sale rosa dell'Himalaya, sono fatte di un materiale igroscopico che è sensibile e teme l'umidità. Ciò significa che il sale attira le molecole d'acqua nell'aria e quando sono in esubero e in eccesso, le butta fuori. Le lampade di sale, come ho detto in questo video, non sono altro che degli ionizzatori, quindi vanno a prelevare dall'aria le particelle negative per la nostra respirazione e per la nostra salute. Di conseguenza, rivelano solamente l'eccesso d'umidità e te lo fanno capire buttando fuori l'acqua. Quindi, per capire che l'aria è salubre, deve essere asciutta. E questo è il segnale di una condizione della casa ottimale tra temperatura e umidità. Andiamo quindi adesso a vedere le soluzioni, partendo dalla prima. Appena vedi che la superficie è bagnata, asciugala con un panno pulito. 2. Pensa di spostarla in un'altra stanza con un tasso di umidità inferiore. Numero 3. Tienila accesa per più ore al giorno e per più tempo possibile. L'ideale sarebbe per almeno 6 ore consecutive. Sempre sullo stesso filone e per asciugarla, puoi optare di metterla al sole. Numero 4. Puoi posizionare alla base della lampada un supporto in legno o una ciotola in modo da contenere l'acqua che andrà a cadere. In conclusione, posso affermare, posso dirti che quando una lampada di sale perde acqua, è quindi più che uno svantaggio, un vantaggio per capire che l'aria che respiriamo non è salutare e che quindi ci sta mandando un segnale d'allarme che noi dobbiamo essere bravi a cogliere. Bene, fammi sapere nel tuo commento se ti sono stata utile, se anche tu hai riscontrato questo tipo di problematica e come l'hai risolta. Come sempre, scrivere la propria opinione serve a questo, a confrontarci e darci consigli reciproci. Non mi resta che salutarti e augurarti una buona giornata ed io passo e volo via.